qualcuno ha visto la balena bianca? Il sole, levatosi, non più coricato sul materasso verde, saettando un'occhiata veloce tra gli acquatici gioielli, mise a nudo la faccia e guardò dritto le onde. Cadevano con un tonfo uniforme, cadevano con lo stesso urto che fanno gli zoccoli dei cavalli su un tappeto erboso. In cima schiumavano alte come lance, come zagaglie ritte in testa a un esercito di cavalieri. Inondavano la spiaggia di un'acqua azzurro acciaio a punte di diamante. Avanzavano e si ritraevano con l'energia, la muscolosità di un motore che si contrae e si dilata. Il sole cadde sui campi di grano e sui boschi, i fiumi si fecero azzurri con le pieghe infinite, i prati, degradanti verso le rive dell'acqua, si fecero verdi, sembravano le penne di un uccello con le piume arruffate. Ti amo, Virginia. Brrr. Ciurma, bentrovati. Questa puntata sarà sottovoce, leggera leggera come il suono di una corda di violoncello appena percossa. Come state? Siete contenti di ritrovarvi a bordo del veliero? Avete mangiato bene? Avete guardato la televisione? Come al solito siete capitati nel podcast promosso da IPN, Italian Podcast Network, e chi vi parla è il vostro capitano, Capitano Aldo, felice di accogliervi nella sua dimora galleggiante. La traversata di quest'oggi sarà particolarmente sentita da me, e sapete il motivo di questa emozione al petto? È dovuta al fatto che questa puntata è dedicata all'inverno, alla stagione in cui ci si stringe, ci si bacia, in cui ci si sorride a viso scoperto e tremante, finalmente, è la stagione in cui si fanno mille rivelazioni, mille pronostici, mille speranze. Una stagione che ho sempre adorato troppo per non parlarvene. Se non vi piace, non vi obbligo a proseguire con me. Magari preferite la freschezza della primavera o il caldo martellante dell'estate? Fate vobis. Io vi accompagnerò in moltissime terre. Dovrete soltanto seguirmi, se vi va. Prima di partire, vi fornirò le solite coordinate della nostra bussola ordinaria. Avete ascoltato in sottofondo, musicale, Climb to Suktang di Imogen Heap. Imogen Heap è un artista che io amo moltissimissimo e, che vi ricordo, ha da poco dato alle stampe un nuovo album, si chiama Sparks, sperimentazione pura. Era abbinata ad un'altra autrice che mi ha fatto innamorare dell'acqua, che è Virginia Woolf, e il suo romanzo è Le Onde. E già che le autrici sono entrambe inglesi, andiamocene un po' in Inghilterra, va? Prima meraviglia di cui apprezzerete l'inverno è assolutamente un mio idolo, è una delle cantanti mie preferite di sempre e il suo nome sapete qual è? Kate Bush. Una dei volti più significativi della scena pop mondiale, faro di innovazione, misto perfetto di timbrica, spettacolarità, testi da urlo, sperimentazione, scenografia. In Inghilterra è un vero totem e vorrei lo fosse anche qui in Italia. Ad inizio settembre di quest'anno è tornata alla ribalta con il suo spettacolo Before the Dawn, lasciando tutti ammutoliti per la sua presenza scenica. E sì che non era così scontata, visto l'età e visto ciò che comunque è successo in tutti questi anni, mi riferisco a tutti i traumi che un artista può subire in così tanto tempo. Ha colpito ancora una volta per la sua dolcezza sconfinata, soprattutto. Cosa ascoltare di questa donna memorabile, mi direte? Beh, io vi direi su due piedi tutta la discografia, ma se proprio devo fare il cicerone di turno, dovessi fare una cernita, mi toccherà consigliarvi almeno due album obbligatori.
The Dreaming, eccezionale dall'inizio alla fine, stranissimo, e The Red Shoes, che contiene perle di inenarrabile valore. Ma l'album di cui voglio parlarvi quest'oggi è un album invernale, per l'appunto. Si chiama 50 Words for Snow. Questo disco succede veramente di tutto, ma proprio di tutto. Prende avvio dall'usanza inuit di denominare con 50 nomi diversi la neve. And here we have 50 words for snow. Drifting, twisting, whiteout, blackbird, rail, winter slayer, avalanche, swans are melting, demon di Pavlova, Ida Falls, Santan Yerufdikov, Stella Tundra, Hunter's Dream. E vi riporterò uno straccio da Wikipedia a proposito della peculiarità della lingua in questione. La lingua inuit può formare parole lunghissime aggiungendovi molti affissi descrittivi. Questi affissi possono modificare le proprietà sintattiche e semantiche della parola di base, oppure aggiungere specificazioni che in italiano si esprimono con perifrasi, ad esempio neve che cade, fiocco di neve, cumulo di neve. Icy skitsy, robber's veil, creaky creaky, soco hail, whippuccino. Secondo l'antropologo Hugh Brody, esistono molte parole per descrivere le diverse forme e condizioni della neve. C'è la neve che scende, la neve che segna la fine della bella stagione, la neve appena caduta, ma anche la neve soffice su cui si fa fatica a camminare. Ci sono i cumuli di neve morbida, la neve dura e cristallina, quella che si è sciolta e poi ricongelata, la neve su cui è piovuto sopra, la neve farinosa, la neve trasportata dal vento, la neve con cui il vento copre gli oggetti, la neve, quella dura che cede sotto il peso dei passi, la neve fusa per essere bevuta, la neve ammucchiata, la neve più adatta a costruire gli igloo. Je vago d'amablic, sorbet de luge, slit sput, melto blast, slipperella. Boomerang Blanca, Ground Berry Down, Moringa Peaks, Creme Bouffant, Petter Head Chisco, Deaton Hidden, Bad for Trains, Shovel Crusted, Any Choice, Blown from Polar Fur, Vanishing World, Minstrel Spare, Snow. Ci sono anche molti verbi con la radice neve, come scrollarsi la neve di dosso, lavorare la neve con qualsiasi attrezzo o mettere un po' di neve in una bevanda calda per raffreddarla. Gli Inuit distinguono tutte queste varietà di neve e di ghiaccio. Le persone devono anche prevedere il tempo e adeguarsi ai suoi capricci. Le definizioni di neve sono parte integrante del processo decisionale che determina il successo o il fallimento di una battuta di caccia e hanno un'importanza vitale nella valutazione del possibile livello di benessere, disagio o pericolo. Anche nel caso di un viaggio breve. Diversi studi contemporanei pare abbiano smascherato questa credenza definendola una bufala di carattere antropologico. Io però capricciosamente voglio crederci lo stesso. È troppo bella d'altronde per non farlo. Esamineremo traccia per traccia, amorini in ascolto, queste canzoni tratte da quest'album. Con l'espressione amorini ovviamente mi riferisco alle raffigurazioni puerili nei mosaici, che sono meravigliose. Ma bando al cazzeggio mio e partiamo. Snowflake apre quest'album. È la canzone di un fiocco di neve, come suggerisce il titolo, che precipita e cade verso terra. Questo ruolo è affidato niente di meno che al figlio di Kate, Bertie, che mostra tutta la sua voce bianca su un motivo che è ripetuto continuamente, un pianoforte tenue e quasi ossessivo che accompagna questa caduta. Perché in fondo dice nel testo: il mondo è così sguaiato, continua a cadere e io ti troverò. Sono ghiaccio e pulviscolo, sono cielo. E quando dice I am sky, vi assicuro che lo sentirete, sembra quasi un antifurto. Segue con eleganza Lake Taoe, un'intensissima storia raccontata con un coro di voci maschili che viene intervallato dall'intervento suave della voce di Kate, che riprende a raccontare la storia di una donna morta annegata, che riprende a vagare per le terre del Lake Taoe per ritrovare il suo cane. In mezzo alla nebbia lo avvista e la felicità è enorme. È resa con una dilatazione nel suono, che si fa meno claustrofobico rispetto all'inizio, in cui c'è
l'ammonimento degli uomini di non nuotare mai presso quel lago perché l'inquietante fantasma della donna tuttora si aggira per ritrovare il suo cane. E alla fine lo trova. Molto dolcemente gli ripete: sei ritornato a casa. Tu sei ritornato a casa. Arriva poi Misty, una dolcissima fiaba musicata resa ancora più dolce da un video strabiliante che vi posterò nel blog e che ritrovate su YouTube. È la storia molto toccante di una donna e del suo pupazzo di neve che si scioglie. Man mano che il tempo trascorre, la loro storia d'amore è minata dagli agenti atmosferici e il pupazzo di neve rischia di morire. Quindi Kate cosa fa? Canta con voce trasognata: roll his body, give him eyes, make him smile for me, give him life. My hand is bleeding, I run back inside. I turn off the light, switch on starry night. My window flies open, my bedroom fills with falling snow. Should be a dream, but I'm not sleepy. I see snowy white face, but I'm not afraid. It lies down beside me. Che vi ricorda? Ma certo, io lo so cosa vi ricorda. Un celeberrimo film di Natale, che è non solo un film di Natale, ma che è anche una leggenda. Sto parlando di Jack Frost, uno dei miei favoriti in assoluto. Per Jack Frost si possono anche intendere, come accennavo prima, un sacco di cose, ma in genere nel mondo anglosassone è la personificazione del ghiaccio e delle severe temperature invernali. La leggenda vuole che sia l'aiutante di Babbo Natale che lo aiuti costantemente a creare il giusto ambiente per mimetizzarlo e permettergli così, la notte di Natale, di svolgere indisturbato il suo lavoro e di distribuire gioia e doni ai più meritevoli. Il suo spirito è giocherellone allegro ed è chiaramente amante delle temperature più difficili, tanto da ricreare, sempre secondo le dicerie popolari, numerosi dispetti persino durante altre stagioni, quali la primavera o l'autunno. Questi scherzetti, questi capricci sarebbero getti d'acqua improvvisi o cambi di temperatura. Ciò a cui faceva riferimento il capitano è però l'omonimo film che tutti conosciamo, che uscì nelle sale cinematografiche nel ben lontano 1998. Racconta la storia di un uomo che, morto durante un incidente stradale, ritrova la vita in un pupazzo di neve costruito da suo figlio. Questa sarà l'occasione per accompagnarlo nel dolore della sua perdita e anche di fargli comprendere che un padre è sempre presente per suo figlio. Sarà l'occasione di fare un'amicizia così forte, un viaggio di formazione che si conclude, questo lo saprete, con lo svanire e lo sciogliersi del pupazzo di neve. Un film strapalacrime, è vero, ma che ho sempre trovato giusto così. Non troppo smirato, non ridicolo, non super zuccherino. Ve ne consiglio la visione, certamente, e soprattutto perché la colonna sonora vanta una traccia dei Fleetwood Mac. Vi basti questo. Io li amo. L'album di Kate Bush prosegue con Wild Man, l'uomo selvaggio al quale stanno dando la caccia, ma che non è una scimmia langur, né un orso bruno, nemmeno un animale da inseguire e uccidere. Tuttavia, a causa della sua diversità rispetto agli altri uomini, questi uomini non si danno pace e continuano a volerlo trovare e a conoscere con l'intento di fargli pagare questa sua diversità. Ecco perché Kate gli grida: scappa, scappa via! E gli esploratori, che l'hanno finalmente trovato, con un po' di scrupolo e per preservarlo dall'ossessione maniacale e omicida che gli sarebbe rivolta dal mondo, ne cancellano le orme sulla neve. Avviene poi all'interno dell'album un incontro sorprendente. La voce calda di Kate Bush incontra e si fonde con quella di un'altra leggenda del panorama musicale. Sto parlando di Elton John. Compare all'interno di questa canzone denominata Snowed In at Wheel Street, in cui si racconta la storia di questi due innamorati che si sono amati attraverso i secoli, senza mai incontrarsi. Hanno visto Roma bruciare assieme e Parigi in subbuglio, ma anche schieramenti avversari del 1942 e ancora si sono smarriti nello smog di Londra. E dopo questo amore così a lungo durato, la domanda che i due innamorati si fanno è: non potremmo vivere qui per sempre ora? E il mantra finale è un geniale sovrapporsi di voci, di Elton e di Kate, in cui entrambi urlano che non voglio perdersi l'un l'altra. Romantico, vero?
ma il mio pezzo preferito è quello che segue, è la title track dell'album, 50 Words for Snow, di cui state ascoltando una versione appositamente creata per voi. Infatti, cosa abbiamo fatto qui al bordo del veliere? Ci siamo divertiti a spezzettare i vocaboli che indicano la neve, li abbiamo fatti leggere da una nostra voce amica, che ritornerà qui sul veliere, e parlo di Sarah Smith, e li abbiamo distribuiti all'interno della puntata. Non perdetevi, a termine della puntata li avrete ascoltati tutti. Ultimo gioiello dell'album è la canzone Among Angels, tra angeli, una poesia delicata che vi voglio leggere, in cui la cantautrice si augura che siamo tutti circondati da angeli e che magari non ce ne accorgiamo, ma costantemente c'è qualcuno ad amarci. Solo tu puoi farci qualcosa. Non c'è nessuno lì fuori, amico mio. Niente di meglio. Potrei sapere ciò che intendi quando dici che precipiti. Non è lo stesso per tutti noi, senza dubbio. Io riesco a vedere angeli attorno a te. Luccicano come specchi d'estate, ma tu non lo sai. E ti porteranno sopra le mura. Se avrai bisogno di noi, tu chiama. Lascia riposare il tuo mondo stanco nelle loro mani. Lascia sdraiare la tua risata ai loro piedi. C'è qualcuno che ti ha amato da sempre, e tu non lo sai. Potresti sentirlo e non mostrarlo. Aprile è il mese più crudele, genera l'illà dalla terra morta, mescolando ricordo e desiderio, sollecitando le radici soffocate dalla pioggia di primavera. L'inverno ci tiene al caldo, ha coperto la terra con neve che tutto copre, alimentando una vita misera con tuberi secchi. Ma parlando di inverno, non potrei certamente omettere il mio profondo amore per le case in legno, questa mia tenerezza che puntualmente, quando ne vede una, viene fuori, e viene fuori rendendomi un bambino di pochi anni. Ho di recente visto un documentario diretto da Paolo Pecola sulla costruzione di questi gingilli e lo ritroverete anche nei links sul blog del veliero, che ormai, mi auguro, vi sarete abituati a considerare. Ma quali sono i vantaggi del vivere in una casa costruita utilizzando questo materiale straordinario e versatile? Beh, chiaramente in primis l'acustica, davvero ottimale, ma anche il senso del comfort, la scarsa presenza di umidità e soprattutto un motivo semplice, un motivo di natura ecologico. Le case in legno rappresentano infatti la soluzione ambientale eco-friendly da tenere in considerazione. Inoltre è peculiare la tecnica di costruzione di queste case, che viene denominata block house, che significa, in parole molto semplici, frapporre tra loro elementi bisellati con doppio incastro. Avete capito? Ma voi che fareste in una casa di legno? Io
Dovessi scegliere io, porterei le scorte per l'inverno come un orso in letargo, soprattutto dolcetti alle varie creme, zabaglione, mirtilli e cioccolato in primis, ma anche verdure in scatolate. Mi armerei anche di tanta tanta musica e di un buon libro, perché non devono mancare mai, chiaramente, per un capitano. Consigli per la lettura ne avete per caso? Me li faceste avere e mi fareste una grande cortesia. Io ne ho per voi riguardo gli album invernali che sicuramente amerete, ma anche per alcuni tipi di tè che potrebbero accompagnare questa rilassantissima attività. Vi consiglierei prima di tutto Winter Song di Bruce Springsteen, visto che ormai sapete che gli sono affezionato e che la sua voce riscaldante come poche altre per me è assolutamente ossigeno. Ma vi proporrei poi di virare verso l'album totalmente natalizio di Bob Dylan, che è un mix di classici ed inni alla gloria recenti, cui la sua ugola ormai logorata dagli anni rivela ancora l'incanto di una profondità senza pari. Ma ancora vi direi di non perdervi For a Winter's Night di Sting, che è un gioiello così ayurvedico che potreste amarmi per il consiglio e vi sorriderei con lo smack a bordo di guancia e la mia mug tra pollice e indice. Cosa bevo? Beh, da bravo tea addicted sono assolutamente seguace dei tè Pucca. Sono tè dalle mille versioni e dei mille sapori che non hanno bisogno di nient'altro che essere degustati bollenti. Nel sito ufficiale vedrete la gigantesca varietà che viene proposta al pubblico e tra i vari gusti troverete di tutto, dalla liquirizia alla cannella, dai frutti rossi alle cinacee, dalla mela rossa al miele di Manuka proveniente dalla Nuova Zelanda. Che dite? Avete trovato il regalo di Natale da farvi? Oh, sono contento. Io scoprii il tè da bambino quando me lo preparava nel pentolino mia nonna, giusto gusto classico ovviamente. Poi mi capitò che a casa di un mio amico venne a conoscenza per la prima volta che c'erano mille e una varietà che un tè può avere, e allora lo stesso stupore all'Aladino io non l'ho più perso. Ora mi va di farmi un giretto in quegli anni. Anni di profonda ingenuità e di scoperte. Vi lascio in compagnia di Gianni? Gianni chi? Gianni Rodari, certamente. Ai vetri della scuola stamattina, l'inverno strofina la sua schiena nuvolosa come un vecchio gatto grigio. Con la nebbia fa i giochi di prestigio. Le case fa sparire e ricomparire. Con le zampe di neve imbianca il suolo e per la coda ha un ghiacciolo. Sì, signora maestra, mi sono un po' distratto, ma per forza con quel gatto, con l'inverno alla finestra che mi ruba i pensieri e si riporta in slitta per allegri sentieri. Invano io li richiamo, si saranno impigliati in qualche ramo. Spoglio, o per dolce imbroglio, chiotti chiotti, fingon d'essere merli passerotti. E il televisore? Televisore niente, mi verrebbe da dire.
In una casa di legno bisognerebbe rigorosamente attorniarsi di amici e di abbracci, mi sembra logico. Ma se proprio passerete quest'inverno davanti alla televisione, il mio consiglio va nella direzione di un film molto dolce. Quindi, appunti, direzione del Tom Tom verso il primo blockbuster nei paraggi, segnatevi This Must Be The Place, con l'attore Sean Penn, nelle vesti di una vecchia rockstar che è sull'orlo della disperazione e che inaspettatamente viene coinvolta in una missione tragicomica. Tra i punti forti del film ci sono la colonna sonora, incredibile, che prevede la partecipazione di una canzone cantata dalla coppia Yonsi e Alex Somers, due idoli per me, e soprattutto l'ispirazione a una leggenda del rock che è Robert Smith, in cui si rifà il look del protagonista e anche l'atteggiamento per certi versi. Sapete, no, chi è Robert Smith? Il leader di The Cure, che è una band leggendaria innamoratasi di Venerdì. It's Friday, I'm in love. Ricordate? Ma sì, dai, facciamoli tornare questi anni. Siete appassionati di anime? Sembra un po' quello che fa le televendite, ma io ne ho uno tutto per voi. Si chiama Cicala d'inverno. L'anime in questione è stato prodotto nel 2007. È spezzettato in tre capitoli, ambientato, almeno all'inizio, nel periodo del Saikoku, che è la pagina storica del Sollevante in cui vi era un rifiuto forte a tutto ciò che riguardava il mondo esterno e dunque anche alla modernizzazione che era in atto. In questo clima di conflitti interni, ma anche di dissapori di varia natura, l'anima trova il modo di creare lo spazio, un cuscinetto narrativo, diciamo, per una storia emotiva molto coinvolgente e stravolgente tra Keiichiro e Toma, che alla fine lo toma. Scherzi a parte, il bello di questa storia è che è un Romeo e Giulietta un attimino più sciolta, più intraprendente e ancora più tragica, perfetta per chi ha già in mente di fare seppuku, che poi ci pensate si scrive Arakiri e si pronuncia seppuku, come se io mi chiamassi politico e si leggesse strozzino. Ma come stabilire il momento esatto in cui comincia una storia? Tutto è sempre cominciato già da prima. La prima riga della prima pagina di ogni romanzo rimanda a qualcosa che è già successo fuori dal libro. Oppure la vera storia è quella che comincia 10 o 100 pagine più avanti, e tutto ciò che procede è solo un prologo. Le vite degli individui della specie umana formano un intreccio continuo, in cui ogni tentativo di isolare un pezzo di vissuto che abbia un senso separatamente dal resto, per esempio l'incontro di due persone che diventerà decisivo per entrambi, deve tener conto che ciascuno dei due porta con sé un tessuto di fatti, ambienti e altre persone e che dall'incontro deriveranno a loro volta tre storie, che si separeranno alla loro storia comune. Thank you.
siete mai chiesti cosa accadrebbe se una notte d'inverno un viaggiatore... Avete ascoltato proprio questo, titolo di una raccolta di racconti tematici di Italo Calvino. Non proprio il testo liceale per eccellenza, ma fianco prestante alla nostra giostra invernale, con tanto di neve di polistirolo e cori celtici in sottofondo. Vorrei consigliarvi la lettura di una poesia molto bella di Arthur Rimbaud, che comincia con «L'hiver nous irons». D'altra parte, qui sul veliero, l'avrete capito, facciamo in modo che il mistero e la stravaganza siano i benvenuti, in modo da stare in reciproca compagnia. La traversata di oggi è stata un passaggio lieve nella stagione che più di tutte si apre alla bellezza, a quella che maggiormente si presta allo stupore, a una stagione che quest'anno sarà ostica e dunque ancora più fascinosa. L'inverno è la migliore stagione di tutte, e per chi la ama non può che essere un tempo felice. Vi ho convinto? Come dici, Kate? Se la fine è l'inizio e risultano sempre irrimediabilmente intercambiabili, beh, allora fatemi rabbrividire nuovamente e lasciate che vi ringrazi per avermi tenuto compagnia anche in questa puntata. Vorrei vi giungesse ad uno il mio ringraziamento forte, così come rinnovo i miei ringraziamenti per la ciurma che mi fiancheggia, Italian Podcast Network, e soprattutto lei. La paladina d'inchiostro, la dragonessa rock che non mi abbandona mai e che cura l'editing e il montaggio audio di ciò che ascoltate a bordo del veliero. Barbara Favaro, signori. E ora, come in tutte le belle storie, lasciamo che cali il sipario, almeno fino alla prossima puntata. Ci sentiamo presto, un abbraccio, il vostro capitano.